Un pomeriggio dedicato alla memoria, ma con uno sguardo ben attento al presente. La sesta edizione del premio dedicato al giorno della memoria, indetto dall'ERSU di Catania e rivolto agli studenti dell'Ateneo cittadino, ha sottolineato la grande attenzione di questi ultimi per i temi di stretta attualità. Un successo sottolineato dal presidente dell'ERSU Etneo, il professor Alessandro Cappellani. Questa è la sesta edizione, sono state tutte molto gradite dagli studenti, ma quest'anno in particolare abbiamo avuto veramente una valanga di partecipanti. Come dico sempre, vorrei premiarli tutti, ma non è possibile. La sensibilità del signor prefetto di Catania ha fatto sì che oggi la prima classificata, la signorina Bufalino, che è una studentessa di scienze politiche, è stata premiata in pompa magna in prefettura direttamente dal signor prefetto in presenza di tutte le autorità. C'erano i più alti magistrati, il presidente della Corte d'Appello, ma tutto l'establishment civile e militare della città. E questo a testimonianza del fatto che la città è vicina all'università e vicina ai nostri studenti, e quindi lo sarà ora e mi auguro che lo sarà anche nel momento dell'inserimento nel mondo del lavoro, tentando di trovare più possibilità che ci siano per inserire questi ragazzi nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda il giorno della memoria, quest'anno è una manifestazione particolare nella quale il ricordo della Shoah si fonde con la situazione attuale dell'Europa, con i suoi drammi, i suoi problemi, le sue contraddizioni. E nel tema della prima classificata emergeva questo sinergismo molto stridente tra la Shoah nazista e ciò che sta accadendo nel nostro Mediterraneo, quindi anche i ragazzi esprimono una sensibilità straordinaria con aspetti veramente che devono fare riflettere un po' tutti noi grandi. La professoressa Sara Zappulla Muscarà, docente dell'Ateneo Catanese, evidenzia la grande qualità degli elaborati presentati dagli studenti. Il premio è dedicato alla giornata della memoria, siamo alla sesta edizione e come sempre siamo molto soddisfatti del risultato dei nostri studenti, sia per quantità sia per qualità, perché rispondono sempre con entusiasmo ai premi, e sono tanti, sono in denaro che non guasta, rivolte agli studenti perché promossi dall'ERSU. Si aggiungono anche due premi a due personalità, e lo scrittore Paolo Di Paolo, che è giovane ma ha già conquistato tanti successi, ha ricevuto tanti premi nazionali, e anche il libro che noi diciamo festeggiamo stasera, perché si rivolge ai giovani proprio alla lettura, ha bisogno di approfondire e di meditare sui grandi problemi. Accanto a questo scrittore, anche giornalista di Repubblica, dell'Espresso eccetera, abbiamo l'attore Vincenzo Perotta, anche questo un personaggio di primissimo piano che spazia dal teatro sia come attore, come regista, come drammaturgo eccetera, al cinema, alla narrativa eccetera. Quindi un premio di grande livello. A vincere la sezione dedicata agli elaborati è stata Eleonora Bufalino, studentessa in relazioni commerciali internazionali, al secondo successo nella kermesse che ha preceduto Sonia Scardaci e Alessandro Alemanni. Questa memoria che ogni anno ci conduce, ci spinge a riflettere, viene a contatto con l'attualità mostruosa di tutto ciò che noi ascoltiamo, delle vittime del Mar Mediterraneo, di tutti gli olocausti che vengono consumati silenziosamente. E questa memoria ci deve veramente indurre alla riflessione, perché soltanto ricordando alcune tragedie possono essere evitate. Tra l'altro tu sei stata già vincitrice del premio 2 anni fa, quindi è una piacevole abitudine ormai. Diciamo di sì, sì, mi sono messa in gioco di nuovo, anche perché scrivere mi piace tantissimo, spero sia un trampolino di lancio per il futuro. La sezione cortometraggi ha invece premiato Alessia Natalino con il video intitolato La casa del tempo, al secondo posto Ambra Meli con un corto ispirato a The Reader a voce alta, romanzo di Bernard Schlink. La casa del tempo è un titolo in realtà un po' improvvisato, un po' messo lì, però per fortuna il mio team lo ha accolto. È un po' venuto alla fine delle riprese, sostanzialmente magari si cerca di dare un titolo all'inizio, eppure abbiamo quasi scelto, diciamo un po' per caso è arrivato alla fine questo titolo. È un cortometraggio che è stato svolto in pochissimo tempo, alla fine praticamente le ultime ore
sono state le 6 del mattino, le 7 del mattino, quindi dopo sole 2 ore dovevamo consegnarlo. Ad ogni modo, per fortuna ho avuto un grande team alle spalle, vorrei citarli: Filippo Di Stefano, Mirko Landese, Alessio Cicero, Adalberto Damino, Sergio Di Stefano, senza i quali non avrei potuto realizzare l'idea che mi è venuta, quindi devo ringraziare loro. Appunto, l'idea alla base qual è del tuo corto? L'idea alla base è quella di creare una sorta di anello coordinante tra i fatti che purtroppo oggi ancora tristemente vediamo alla televisione, condivisi sui social media, ovunque, e quelle che sono le immagini che necessariamente per la forza del ricordo e della memoria siamo tenuti a guardare, le immagini sulla Shoah, dell'Olocausto, le immagini della liberazione, che comunque sono di una tristezza infinita. E ci siamo accorti veramente che c'è quel filo conduttore dagli anni 40 sino ad oggi che crea questo legame tra il passato e il presente e ci dà inevitabilmente una responsabilità enorme.